Il professor Paolo Sabatini, ambasciatore per le comunicazioni culturali italo-cinesi, Centro Mondiale di Sinologia di Pechino, ha fatto la prolusione oggi per l'apertura del 37° anno accademico della Libera Università degli Adulti di Jesi. Il tema: la diplomazia culturale come strumento di pace tra i popoli. È credibile in un panorama mondiale così disastrato, un periodo che stiamo vivendo, che è difficilissimo per tutti, che la cultura possa riunire i popoli? Beh, questo è esattamente il mio mestiere, perché sia nelle mie situazioni personali che nelle situazioni macroeconomiche, la cultura è l'unico mezzo possibile per introdurre comprensione delle problematiche altrui, e una volta che si è compresa la psicologia dell'altro personaggio o dell'altra nazione, questa è una ricetta assolutamente fondamentale per la pace. Certamente, come succede in famiglia, ci sono discussioni, ci possono essere discussioni accese, ci possono essere problemi, incidenti, però quella vetta della pace che a fatica bisogna raggiungere, se non è inserita nella psiche di chi se ne occupa, la pace non si otterrà mai. Quindi l'esistenza della diplomazia culturale è essa stessa legata alla necessità di raggiungere la pace. Il mio discorso è dedicato al fatto che, secondo me, per una serie di elementi di strategia della tensione o di interessi economici, la gente comune ha perso questo corridoio, questa camera dei bottoni dentro al cervello, che fa sì che alla fine, comunque sia, la meta ultima è quella della pace. A me sembra che oggi questa camera segreta sia diventata sempre più inaccessibile. Lei è un marchigiano, come Matteo Ricci. Lei ha frequentato tantissimi anni la Cina, ha detto che è la sua seconda casa, la seconda patria. Sì, lo è. Un marchigiano a Pechino, ce lo racconta un momento. Matteo Ricci o Paolo Sabatini? Paolo Sabatini. Allora, devo dire una cosa. I cinesi hanno una serie di caratteristiche che li rendono, tra virgolette, esotici. Prima parlavo dell'esotismo, sì, e del concetto di straniero. In realtà sono persone che hanno molte più similitudini con noi che non differenze. Quello è la maniera con cui farsi amici cinesi. Loro hanno, per esempio, un concetto fortissimo dell'ospitalità, del rispetto altrui, e queste sono probabilmente le leve su cui io, nella mia esperienza cinese, ho fatto fiducia, insomma, che ho utilizzato per diventare quello che i cinesi mi considerano adesso, cioè un vecchio amico della Cina. Fra le cose belle sentite nella relazione poco fa, bellissima, interessante, anche molto coinvolgente, c'è stata una frase che mi ha colpito: ognuno di noi è portatore di valori di pace per il proprio paese. Che significa? È impegnativa questa frase. È impegnativa, però al tempo stesso, siccome l'Italia, diciamo la verità, non è un paese belligerante, non è un paese bellicoso, è un paese forse i cui individui sono litigiosi. Anche troppo. Ma non è un paese né egemonico, né bellicoso, né disattento alla fine, perché i nostri grandi valori sono quelli della famiglia, della cultura, della felicità, della buona tavola, della cercare di appianare, e in fin dei conti ritengo che questo nostro messaggio sia quello che ci fa essere alla fine amici di tutto il mondo. Quindi è proprio vero che noi il soft power, anche se l'espressione è un'espressione inglese, ma questo
valore dell'amicizia, della libertà, importantissimo, della libertà di scelta, è un valore profondamente classico, profondamente italiano. Ci lega molto alla Cina anche la condivisione di certi brand, chiamiamoli così, che ci rappresentano e che fanno gola, in senso buono ovviamente, alla Cina. C'è uno scambio, sempre, in continuazione c'è sempre stato e sempre ci sarà. Una delle domande che mi vengono poste più di frequente dai amici cinesi o dalle autorità cinesi è quello di condividere con loro, non oso più parlare di insegnare, però condividere con loro la creatività. Allora mi dicono, com'è possibile che gli italiani riescono a creare? Mentre invece nella filosofia cinese o nella tradizione cinese una grossa componente è data dall'interpretare il passato, dal ritornare, perché creare cose nuove se quelle tradizionali funzionano sempre. Però adesso in un mondo globalizzato loro percepiscono profondamente la necessità di effettuare, di rinnovare, di... E allora chiedono, ma com'è possibile gli italiani hanno queste idee nella moda, nel design, soprattutto il design? E allora dico che è la nostra cultura, cioè noi viviamo in un museo a cielo aperto e la mia teoria è che per osmosi, sin da quando siamo bambini, piccolini, che vediamo queste cose meravigliose intorno a noi, il nostro cervello le reinterpreta e fa delle cose nuove. Ultima cosa. John Lennon, che conosce, Imagine. Naturalmente, allora io visto domanda, che parliamo di pace. Ma certo, ecco, lei la fa sua l'immagine, la frase che dice "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one." No, ma per esempio, tanto per parlare a livello internazionale, chi è l'altra immensa personalità che aveva un dream? Era Martin Luther King, era proprio lui. Quindi questi due esempi devono convincere tutti noi che i sogni sono possibili, sta a noi realizzarli nella vita di ogni giorno. Grazie, professore.